Dica 33, si diceva una volta dai medici, e invece 33 è il numero della puntata. Ho fatto ridere i miei ospiti, credo così, per poca stima nei miei confronti. Quest'oggi, con questo avvio, ben trovati, buonasera, 33esima puntata di Futura Gol, puntata con cui chiudiamo quella che è la regular season di questa stagione, una stagione che prosegue per il Catania, che con una vittoria è riuscito in un sol colpo a salvarsi, quindi ad evitare i playout e ad accedere per beneficio della Coppa Italia ai playoff, peraltro partendo dal primo turno nazionale. Stagione invece finita per il Messina, che si era già salvato una settimana fa, è andato a perdere a Monopoli. Un po' tutti ce lo aspettavamo, Messina già in vacanza, e quindi giallorossi che cominciano a programmare tra non poche polemiche la prossima stagione. Andiamo subito a presentare i nostri ospiti, ma prima faccio un salto in redazione per salutare e presentare chi mi accompagna in questo viaggio, ovvero Leonardo Russo. Ciao Leo. Buonasera Alessandro e tutti presenti in studio. Leo, ricordiamo il numero di telefono per interagire con noi. Il numero è 320-693-8702, ormai lo sapete, come sempre scriveteci su WhatsApp, ma anche tramite la pagina Facebook e quella YouTube. Perfetto, grazie Leonardo. Andiamo in studio per presentare, ormai quella è la sua postazione fissa, l'avvocato Giuseppe Rapisarda. Ciao Giuseppe. Ciao Alessandro e bentrovati a chi ci ascolta. Abbiamo unito gli avvocati perché girano in coppia. Torna a trovarci l'avvocato Marco Navaria. Ciao Marco. Ciao Alessandro, grazie a tutti e buonasera ai nostri telespettatori. E sono contento perché lo inseguo da tanto tempo e lui lo sa, torna a trovarci anche un allenatore, un mister, Lucio Tosto. Ciao Lucio. E con tanto piacere. Ciao Alessandro, grazie per l'invito. E poi l'altro posto fisso con una faccia, dai Luca. Dai, playoff, un sorriso. Me l'hanno detto, mi hanno raccomandato. Luca Allegra. Ciao Alessandro. Oggi lo fai un sorriso. Sì, mi hanno raccomandato di farlo, proverò. Perché comunque la città è contenta. L'ho fatto ridere io Alessandro, con qualche vignetta l'ho fatto. L'hai fatto ridere. Ora voglio discutere anche di questo, perché ho avuto modo di scrivere sui social qualche cosa. Io ritengo che, a prescindere da come sia andata la stagione, bisogna essere contenti per la città, per i tifosi, per l'ambiente in generale. È pur sempre una conquista, ma ne parliamo fra poco. Prima voglio andare a vedere i gol. Ce n'è uno pazzesco fatto dalla Casertana, che peraltro il Catania potrebbe anche ritrovare ai playoff. Andiamo a vedere i gol di quest'ultima giornata di regular season.
so bunt, so kann's gern für immer bleiben. Fühlen den Kick und fahren noch ein Stück, lassen uns ganz einfach treiben. Einfach nur los, einfach nur weit, einfach als gäbe es keine Zeit. Kennst du den Weg, dann bring mich dahin. Ich will in deinem Arm endlich so sein, wie ich bin. Ich will in deinem Arm endlich so sein, wie ich bin. Raus, raus, endlich raus aus der Stadt und in ein neues Leben. Raus, raus, hat das Drama so satt, wird Zeit für neue Wege. Nur noch nach vorne und nie mehr zurück, zu meinen Träumen ist nur noch ein Stück. Raus, raus, endlich raus aus der Stadt und in ein neues Leben. Einfach nur los, einfach nur. Einfach als gäbe es keine Zeit. Raus, raus, endlich raus aus der Stadt und in ein neues Leben. Raus, raus, hat das Drama so satt, wird Zeit für neue Wege. Nur noch nach vorne und nie mehr zurück, zu meinen Träumen ist nur noch ein Stück. Raus, raus, endlich raus aus der Stadt und in ein neues Leben. Ich hab Schau, ich sehe Grau in allen Straßen. Muss mal weg, denn all diesen Dreck will ich endlich hinter mir lassen. Einfach nur los, einfach nur fliehen, einfach mal ohne Plan und Sinn. Kennst du den Weg, dann bring mich dahin. Ich will in deinem Arm endlich so sein, wie ich bin. Questi gol e questi risultati dell'ultima giornata, 3-0 del Cerignola sul Giugliano, l'Avellino che vince 1-0 sul Crotone e si assicura la seconda posizione, poi la Turris, questo ce l'aspettavamo, è andata a vincere a Brindisi per 2-1, Roboante 5-2 della Casertana sul Sorrento, il Catania che batte il Benevento 1-0, la Juve Stabia che chiude e va in Serie B 3-2 con il Picerno, il Taranto 2-1 sul Latina, anche il 2-1 del Monopoli sul Messina ce lo aspettavamo e penso se lo aspettavano anche a Messina, il Monterosi che negli ultimi minuti riesce a salvarsi dalla retrocessione, batte il Foggia 1-0 e poi 0-0 tra Potenza e Francavilla che fa male fondamentalmente a tutte e due. La classifica finale di questo campionato al netto dei punti di penalizzazione che potrebbero anche cambiare perché il 4 maggio il collegio di garanzia del CONI discuterà del ricorso del Taranto che dice no ai 4 punti di penalizzazione. Una discussione che potrebbe anche cambiare in parte questa classifica che per adesso ci dice classifica finale: Juve Stabia chiude a 79, secondo posto dell'Avellino, poi il Benevento a 66, Casertana e Taranto a 65, Picerno 58, Cerignola 53 col Giugliano, Crotone 52, Latina 51. Dall'altro lato il Foggia e il Sorrento a 48, il Catania che aggancia e sorpassa per la differenza reti il Messina a quota 45, poi la Turris e poi i playout. Potenza, Monopoli, Francavilla e Monterosi con questo schema. Potenza contro Monterosi, Monopoli contro Francavilla. Retrocesso il Brindisi. Questa è la fine, ribadisco. La classifica potrebbe cambiare, il 4 di maggio si riunirà perché i tempi della giustizia, in questo caso anche sportiva, non sono mai la giustizia sportiva, non sono mai coincidenti con quelli dei campionati, quindi il 4 di maggio, giorno in cui dovevano partire i playoff, che a questo punto non partiranno il 4 di maggio, si discuterà questo ricorso del Taranto, ne sai qualcosa, vero? Alessandro, intanto siamo in terzo grado, quindi è una giurisdizione di legittimità, l'equivalente della Cassazione nei giudizi ordinari. Il Taranto è stato sanzionato dal Tribunale federale e la Corte d'Appello federale ha rigettato il ricorso. Questo inevitabilmente incide.
hai ragione nel sostenere che i tempi anche della giustizia sportiva sono lunghi, perché una contestazione su un adempimento formale, cioè su una documentazione generata da sistema come dispositivo del tribunale di primo grado, che si accompagna alle contribuzioni ai tesserati con la scadenza del 18 dicembre. Siamo arrivati, come hai ricordato tu, alla fine di aprile-maggio e sostanzialmente i playoff addirittura slittano per una contestazione. Cioè, come si arriva al 4 di maggio? Esatto, è una cosa veramente incredibile. Che voglio dire, c'erano 4 mesi comunque per... Si arriva al 4 di maggio. Per definire. In ogni caso è vero, la normativa per questo tipo di inadempimenti prevede 1-2 punti al massimo, lì nel ricorso... Scusa un attimo, posso chiedere alla regia di rimettere la classifica, perché così noi ci rendiamo conto anche di quello che potrebbe cambiare. Sono 4, se gli ritornano tutti e 4, il Taranto va a 69. Non sono Nostradamus. Prende l'Avellino, ma cosa succede con gli scontri diretti? Ne avevamo parlato, Luca, mi pare, in chat. Sì, comunque è in vantaggio il Taranto. Quindi cambia tutto, sì, cambia tutto, si ribalta completamente lo schema di playoff. Se gliene tornano due, come va al terzo posto, scavalca il Benevento e cambia. Perché cosa succede se gliene tornano due e arriva terzo? Comincia i playoff in realtà quando comincia il Catania, perché Catania e Benevento cominceranno dal primo turno nazionale. Il Benevento infatti poi slitta al quarto posto e quindi... Quindi è una discussione, quella del 4 maggio, che è fondamentale per i playoff di tutta la Serie C, perché ormai i playoff raggruppano tutti e tre i gironi, quindi potrebbe veramente cambiare. Anche sui punti, facciamo bene a specificarlo, non è solo il tema della restituzione di tutti e 4 punti, potrebbero in teoria, perché era la gradata, cioè la domanda subordinata fatta dal Taranto già in sede di ricorso in secondo grado di merito, potrebbero anche, pur contestando l'illecito, tra virgolette l'illecito, perché non è una fattispecie particolarmente grave, anche se si tratta di un'omissione sanzionata, potrebbero restituire due punti che comunque al Taranto fanno gioco, perché arriverebbe, ecco, grazie con la grafica, a 67, quindi il Taranto si troverebbe nella stessa identica situazione del Catania quale vincitore della Coppa Italia. Taranto che al momento, chiedo, poi ci torneremo, non so se abbiamo le grafiche della griglia dei playoff che abbiamo preparato, è una clip. Lo chiedo alla regia. Ecco, questo è il girone A. Vorrei andare al girone C. Chiedo alla regia una cosa un po' complicata, ma Fabio Consoli è bravissimo. Ecco qua. Taranto che al momento giocherebbe il primo turno, quindi con qualche punto in più potrebbe veramente cambiare tutto quanto. Primo turno contro il Latina è un po'... è turno secco comunque, turno secco, come in Coppa Italia il Catania ha avuto i turni secchi, gara unica, con il vantaggio della squadra che gioca in casa, che anche in caso di pareggio, non ci sono rigori, non c'è niente, passa il turno per la classifica. Però vedete, si ribalterebbe tutto, ci sarebbe il Benevento lì, sarebbe una situazione molto molto complicata, o addirittura l'Avellino. Non lo sappiamo, lo scopriremo il 4 maggio. Un bel Picerno Crotone. Lo scopriremo il 4 maggio. Fra poco ci ritorniamo su questa griglia, perché voglio vedere anche le partite degli altri gironi dove non ci sono problemi, per capire anche che cosa potrebbe trovare poi il Catania, perché il Catania è certo parte da lì. Andiamo sul Catania. Perdonate questa parentesi che però era doverosa, perché altrimenti parliamo del nulla. Se siete d'accordo, lo chiedo a Marco e a Lucio, partirei dal libro che ha preparato, dal contributo. Io ho già spoilerato che è un libro, perché ho visto. Anche un film in questo caso. Anche un film, bravo, anche un film. Un film con Laura Antonelli e Giancarlo Giannini, se ho bravissimo, ben ricordo, sono preparato. Ho detto tutto. Appena mi distraggo fate comunella. Sì, no, va bene. Partiamo da questo, così poi sentiamo anche gli altri ospiti e cerchiamo di capire cos'è successo sabato al Massimile. Sì, il libro da cui partiamo è L'Innocente, un libro di Gabriele D'Annunzio del 1892, una storia molto bella che, per chi lo ha letto, fa parte così di una, diciamo, di una sorta di quella, oggi la chiamiamo una trilogia, che comprende anche il piacere. Perché L'Innocente? La storia, insomma, di questo impenitente libertino Tullio Ermille che subisce il tradimento della moglie e poi fa morire il figlio oggetto di questo tradimento. Perché in questo libro emerge la famosa frase: finché c'è vita c'è speranza, anche se poi D'Annunzio
parlava non proprio di vita, ma finché c'è fiato c'è speranza, perché evidentemente il playoff che il Catania ha conseguito all'ultima giornata rappresenta oggettivamente proprio un approdo terminale di un momento complicatissimo, perché non ci nascondiamo, io oggi ho letto, diciamo, Peana da tutti i lati, ma il Catania è arrivato all'ultima partita per salvarsi, per togliersi le pive del sacco da una situazione incresciosa di classifica, con un rendimento negativissimo, è riuscito, grazie anche all'emotività di un contesto ambientale molto favorevole, a battere una squadra che mi è sembrata più forte, ma che ha giocato, dal mio punto di vista, sicuramente un tempo, meno il secondo tempo, per ragioni anche comprensibili, e ha conquistato questo approdo che fa sognare la città, perché ci si spera. Giustamente Faragalà parlava di terzo posto, il Catania parte in una posizione largamente privilegiata. Esattamente come se avessi chiuso, certo, la stagione regolare al terzo posto. Stagione regolare però in cui è bene ricordare il Catania ha perduto 17 volte, è arrivato a 6 punti dal decimo posto, che è un rendimento, diciamo, catastrofico, e ha il sedicesimo attacco della però stagione. Se cancelli tutto, certo, questo, no, che questo... è in realtà... ti stai ritrovando, giusto, in quello che era l'obiettivo prefissato a inizio, giusto, stagione dal Catania, ovvero arrivare nei primi tre posti. Però senza fare i pompieri. Tecnicamente ci sono riusciti. Giusto, io giusto, non... giusto. Senza fare i pompieri, perché poi qua Mister Tosto sarà più, secondo me, più dettagliato di noi. C'è un aspetto che è la competizione nel lungo periodo, in cui il Catania ha fallito miseramente. E poi c'è un aspetto che è diverso, cioè la singola esibizione, il singolo momento, la capacità di dare tutto in una singola partita, cosa che il Catania ha saputo fare in Coppa Italia e che evidentemente tutto l'ambiente auspica possa fare nei playoff, che sono, diciamo, equivalenti a una competizione da Coppa Italia. Il dilemma, e sentiamo Lucio e poi Marco, il dilemma è questo, aiutatemi. In porta centrale l'obiettivo o come centri l'obiettivo? Cioè alla fine dei conti, alla fine della giostra, in porta come l'hai centrato? L'hai centrato. Allora, a Catania importa anche come l'hai centrato. Mm. Catania non è il Lumezzane, non è... questi paesini che fanno la C, Catania importa anche come la, diciamo, alla nasca fina, ecco, diciamo, infatti, così, scusatemi se uso questo termine, ma non potrebbe essere altrimenti, vedendo 19.000-20.000 spettatori allo stadio, non potrebbe essere altrimenti. Questa è un'annata, io penso, dove nessuno può nascondere, i primi sono i componenti di questa società, dei grandi errori che ci sono stati, e quindi Catania ha pagato ulteriormente quella che è stata la prima annata di professionismo di questa dirigenza. Però io volevo collegarmi subito a quella che è stata la Coppa Italia. A mio giudizio, tra i tanti errori che ci sono stati, ripeto, la società è la prima ad ammettere questi errori, a pagare di tasca, perché alla fine sono costati anche a livello economico questi errori. Come? Quindi io penso che la Coppa abbia inciso in parte anche a questi risultati. Cioè a livello fisico? A livello fisico, a livello mentale, a tutti i livelli, perché quando io gioco una partita alla morte il mercoledì, quasi mai riesco a prepararla dopo tre giorni, la partita della domenica. Quindi in molti casi c'è stato anche questo motivo. Quindi Catania non è che questo terzo posto gliel'abbia regalato qualcuno, se l'è conquistato, facendo dei sacrifici importanti a livello mentale, certo, fisico, e pagando anche questi sacrifici, perché alla fine è un giocatore che ti gioca il mercoledì al 100%, quasi mai a tutti i livelli riesce a rendere poi la domenica. E non so, Lucio, anche rischiando, perché se il Catania non vinceva o comunque non arrivava in finale di Coppa Italia, adesso penso che stavamo a parlare qui facendo un processo, tra l'altro, clamoroso, me, perché era un fallimento totale. Secondo me questo organico c'ha a livello inconscio un qualcosa, e quando c'ha un'altra possibilità, magari la partita non la prende in un certo modo. Quando è spalle al muro, ha dimostrato sempre in tutte le partite spalle al muro che il Catania comunque ne è uscita sempre. È una chiave di lettura interessante. Marco Navarria e poi andiamo da Giuseppe Rovisano. Condivido pienamente le considerazioni di Mister Tosto. D'altro canto, non dimentichiamoci che a conti fatti il risultato è acquisito. Cioè questa società, per chiunque legga i dati, sta dando un risultato al primo anno di Lega Pro che di fatto è eccezionale. Portano a Catania un trofeo, che è comunque la Coppa Italia. Approdano alla fase finale dei playoff da posizione di vantaggio. Oggi, in un mese, può succedere realmente tutto. Quindi la fortuna del calcio è anche che la memoria sia cortissima da tutti i punti di vista, almeno per quanto riguarda i tifosi puri. Gli addetti ai lavori magari hanno una memoria più lunga e non dimenticano le magre figure che sono state fatte, ma se noi dovessimo, diciamo, riuscire a vincere questi playoff e andare in Serie B, questa stagione tragica diventerebbe la più bella di tutte. Io personalmente, anche da tifoso, vi dico, senza nessun tipo di problema, che auspico assolutamente
di ricordare la stagione peggiore come la stagione più vincente in assoluto. Però avvocato, risultato eccezionale, con tutto il rispetto, ecco, io non è che il terzo posto, non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma non è che il terzo posto è venuto alla fine di un campionato orchestrato con equilibrio, è venuto alla fine del peggiore campionato della storia del Catania in Serie C, ma tramite una competizione parallela che il regolamento prevede, è molto diverso, non è un risultato eccezionale, è diciamo una via di fuga, legittimo, ripeto, il regolamento lo prevede, ma è quello. Perché il Catania ha fatto un compitino, ha fatto forse il compitino nel modo, come dire, meno dispendioso possibile, però ha raggiunto il massimo che poteva raggiungere con questa situazione. Però quindi... scusate, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Vincere la Coppa Italia non è una cosa semplicissima, nel senso hai dovuto affrontare avversari, il Rimini forse non era una cosa così, ma il Padova è arrivato secondo. Poi condivido anche la considerazione di mister Tosto quando dice che mentalmente questa squadra pagava tantissimo il singolo impegno che diciamo affrontava la Coppa Italia, perché poi di fatto mentalmente, ce lo siamo detti a gennaio, la squadra ha iniziato a lavorare esclusivamente per acquisire questo risultato tramite la Coppa Italia. Quindi hanno completamente, a mio avviso, visto il campionato in altro modo e lo hanno affrontato con una leggerezza mentale che non è scusabile. A me piace quella chiave di lettura. Marco magari preventi vanto qualche sconfitta in meno, esatto, che non portasse all'ultima giornata a giocarsi il punto, esatto, secondo me. Esatto. Ma quindi vi domando, Giuseppe, i fischi della curva, che io, come tutti sanno, non sono un cantore delle curve, lo dico con molta sincerità, però ho condiviso la riprovazione delle curve. Cioè, i fischi delle curve da che cosa vengono, secondo voi? Erano impazziti tutti oppure hanno visto un altro campionato? No, hanno visto il campionato che abbiamo visto tutti, un campionato insoddisfacente per la piazza, e quindi hanno rappresentato plasticamente, dopo il loro sostegno comprensibile, una disapprovazione che dal mio punto di vista è condivisibile. Ma per quello che si è visto, secondo me si sono sempre, io l'ho percepito, li vedevo passeggiare a tratti, e quindi ero il primo che mentalmente fischiavo anche da casa quando li vedevo in trasferta. Su questo non c'è dubbio. Questo passo però non l'ho mai riscontrato al Cibali. Al Cibali sono stati leggermente più sulla gamba, io li ho visti meglio sempre in casa. Però mentalmente le cadute sono, secondo me, come diceva mister Tosta, attribuibili proprio a questi cali di tensione che difficilmente diciamo potevano evitarsi. A questo punto a bocce ferme lo posso dire. Cioè la consapevolezza, mi piace, ripeto, quella che aveva, la consapevolezza che tanto c'era un'altra partita, perché poi alla fine, se andiamo, Giuseppe, a vedere la foto, a fare la fotografia di questa stagione, questa squadra, il Catania, le occasioni fondamentali non le ha sbagliate mai. Quando, se vai a vedere, quando si sono la semifinale con Rimini in ritorno, la partita in casa con la Juve Stabia, la finale, la partita con la Juve Stabia, la partita col Messina, quella di sabato, cioè alla Rimini prima, in fin dei conti, quelle che erano le partite decisive, questa squadra non le ha sbagliate mai. Ci ha creduto, però sì, ha ragione il mister Tosto, però io sono più vicino al pensiero di Luca, nel senso che non è che la curva nord nel fischiare è impazzita, voglio dire, vado per paradosso, no, assolutamente no, ha una logica precisa, tutto quello che la curva nord fa, ecco, io a differenza di Luca lo... Ne ho scritto storicamente, quindi immagino di ricordare i meccanismi di pensiero che poi muovono le determinazioni del popolo, della gente del Catania. Scusami, sono un messaggio con cui stanno dicendo: ok, noi vi sosteniamo, vi aiutiamo, però vi vogliamo far sapere che non ci è piaciuto come siamo arrivati a questo. Allora, momento. Alessandro, loro non, credo sia questo, non hanno bisogno neanche di far passare questi messaggi, perché Il sostegno e la premessa di tutte e due le curve, ovviamente, non solo della Nord, sono fuori discussione, sono la premessa stessa del giocare e di fare calcio a Catania. Dopodiché, ovviamente, quello che non è piaciuto, io non faccio l'esegeta del loro pensiero, ma mi sembra logico, è quel modo di disonorare la maglia con prestazioni che sono totalmente scadenti, quel far dire a Zeuli di sentirsi solo, quel non essere Zeuli accompagnato da un vero supporto, e non mi riferisco soltanto a Vincenzo Grella, al Catania manca la società e lo sappiamo, manca una società strutturata, noi per arrivare il prezzo anche umano, oltre che economico, in capo a Pelliga di questa stagione, per questo equivalente del terzo posto attraverso la Coppa Italia, è stato quello di esonerare Tabbiani,
di non mettere Tabiani in condizione attraverso un approccio al campionato totalmente sbagliato in termini di scelte logistiche e di scelte di metodologie di mercato da parte della società errate. Dopodiché abbiamo sacrificato Cristiano Lucarelli isolandolo. Cristiano si è sentito tradito e non è una novità. Zeoli si è sentito solo, quindi qualcosa manca. Ha ragione il mio amico e collega Marco Navarria nel dire che la speranza nostra è quello che al peggiore dei campionati si accompagni il migliore dei risultati, però è anche vero che sia voglio dire di nuovo Serie C o altro, che non può essere più la retrocessione, ringraziando il cielo, l'anno prossimo noi dobbiamo vedere un approccio, una metodologia nel fare calcio a Catania che è non diversa, Alessandro, e concludo, è totalmente antitetica a quello che abbiamo visto dal 19 marzo dell'anno scorso fino proprio all'ingresso e all'approccio a questo campionato. Non mi pare, caro Luca, dalle prime dichiarazioni che passato lo scanto si stia andando in questa direzione. Noi da qui, con la schiena dritta come sempre, pretenderemo dalla società una chiara e netta discontinuità in determinati ruoli e in determinate scelte, perché sennò noi di questa stagione, qualunque sia l'esito, ma dei patimenti che ci hanno portato a un passo dallo spareggio per non retrocedere in Serie D, non ci abbiamo capito niente. Leo, abbiamo qualcosa dai social, dal web già? Non ti sento, Leo. Sentite? Ora sì, okay, adesso vai. Tanti messaggi, soprattutto tante opinioni ovviamente discordanti, infatti ad esempio c'è Daniele D'Agostino che dice ci siamo salvati in calcio d'angolo, Francesco Trovato che invece è più ottimista dice nessuno inizio anno poteva prevedere un campionato così mediocre, nessuno poteva prevedere a prima botta che si vincesse la Coppa Italia, nessuno, stante le critiche prevalenti, pensa si possono vincere i playoff. Vuoi vedere che il signor nessuno ci smentirà ancora una volta? Devo dire, Alessandro, a me mi piacciono queste cose perché no, poi scusami Luca, no. il tifoso del Catania è meraviglioso, riesce veramente a cambiare umore repentinamente. Ma questa è una cosa, è una cosa forse del catanese. Io discuto tantissimo con la gente, stavo venendo a questo, anche io ho notato dei fermenti completamente rivoluzionati, però chi diciamo si trova a guardare i fatti, poco fa Mister Tosto giustamente distingueva l'emotività del tifoso che ha le sue logiche che comprendiamo e chi invece cerca di analizzare i fatti con un po' più di razionalità. Io ho letto un'intervista questa mattina, lo dico con simpatia verso Grella, in cui ha detto anche una cosa giusta, perché questa squadra, ha detto espressamente, è capace di tutto. Io sono d'accordo con lui, è vero, è capace di tutto nella singola partita, nel trovarsi spalle al muro a dare il massimo, ed è assolutamente vero, lo penso come lui, condivido, però insomma, dire nella stessa intervista che lui avrebbe rifatto tutto, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto per il lavoro del vicepresidente, mi sembra una panzana colossale. Ma rifare tutto cosa? Se si è sbagliato tutto, con quale logica il vicepresidente può dire che io rifarei tutto? Quindi rifarebbe, riaffiderebbe la panchina a Tabiani, rifarebbe quel ritiro infernale con 50 gradi, riprenderebbe Lucarelli, farebbe 2000 operazioni di mercato, magari a Casaccio. Non, scusami, magari non voleva dire questo, ma se, profitto. Se voleva dire, forse farebbe spendere 12 milioni al suo presidente buttati. Mi permetto, forse non voleva dire un'altra cosa, nel senso che bisogna stare attenti anche perché su quelle cose che tu stai citando, lui li ha ammesso qui, proprio qua, seduto qui, come errori. Magari voleva dire rivivrei tutto quello che abbiamo vissuto pur di arrivare allo stesso punto. Risultato. Forse era questo il senso, ma perché l'ha sempre ammesso gli errori. Poi ha raggiunto gli errori l'obiettivo, comunque vada, ha raggiunto questo obiettivo, ma poi proprio sulla scotta di quelle che sono le singole partite, oggi il Catania, a mio avviso, verrà temuto tantissimo da qualsiasi degli avversari che dovrà venire qui. Ti chiedo scusa, è vero, e l'abbiamo salutato con gioia. Perdonami l'inciso. Devi fondare. Ma hai ragione. Raggiungere Giuseppe. L'obiettivo a non significa. Costo, devi fondare. Tu sei penalista. Il colpo di spugna, la palingenesi. Cioè, non è successo niente perché i fatti ci dicono che abbiamo rischiato di andarci a fare uno spareggio come avvenne
nel più sciagurato dei campionati di C, equiparato a questo. Allora venne a Cosenza con la Nocerina Mister Tosto, e quando allora c'era la C2, evitammo la C2 col Catania allenato da Bruno Pace, ma insomma è sciagurato, cioè la stagione del Catania che ci porta a fare playoff, ma il campionato, se analizziamo le 38 partite del campionato, delle quali perse 17 e almeno in due occasioni alla fine con squadre in ciabatte, mi riferisco alla sconfitta interna col Giuliano e a quella col Sorrento, di appena la scorsa settimana col Sorrento, che ha lasciato trasecolati anche tifosi, diciamo. Ma allora perché l'irrazionalità perché l'irrazionalità ci porta a pensare? Perché secondo me un pensierino ce lo facciamo tutti quanti, anche noi che siamo molto razionali. Posso rubare le ci battute? Porta a pensare che per un'assurdità del calcio poi questa squadra andrà fino in fondo, Pascal, perché la razionalità mi fa dire non fanno un turno, la razionalità, l'irrazionalità è emendabili, sono emendabili, godo di un perdono giudiziale che è prettamente calcistico, se loro ci portano il risultato li perdono, il cuore ha delle ragioni che la ragione non perché può c'è conoscere. Una maggioranza quindi di catanesi che è convinta che cambierà tutto, che si risetta ma per tutto. Quello che noi abbiamo detto poco fa, perché questa squadra ha dimostrato tra i tanti errori anche le brutte figure che nelle partite clou, ripeto ancora una volta, e nei playoff sanno tutte partite entra ed esci, non è che stanno partite ci sarà un domani, non ci sarà mai un domani in quelle partite là, in quelle partite là il Catania ha dimostrato comunque contro chiunque, anche la prima della classe, Juve Stabia, finale di Coppa, contro tutte le squadre, ha dimostrato sempre di poter fare, quantomeno di potersela giocare alla pari, e poi si sa, nei playoff, voglio dire, non è che vince sempre la squadra, oppure sarà no, la squadra certo, più forte. Dico, dovesse andare come tutti speriamo, vedere una squadra che ha fatto 34 punti in meno rispetto a quella che ha vinto il campionato. Che mi pare che Cosenza, quando è salito, è arrivato era arrivato quinto. No, forse qualche posto dietro, no, ce l'era fatti, sì, forse no, il Cosenza me lo ricordo, sì, era arrivato quinto, ma ha fatto una rincorsa, diciamo che questo è un caso più, è un caso clamoroso, ma il Catania ha vinto la Coppa Italia, nel senso che la situazione è un po', e è poi, un po' diversa, secondo me, scusami, se c'è un'altra cosa che ha penalizzato il Catania è l'aspetto fisico. Tanti giocatori sono arrivati a Catania infortunati, quindi per questo sono rinfortunati. Ora queste tre settimane mi pare che abbiano recuperato tutti, mi pare, perché ho visto in panchina e poi è entrato pure Sturaro. Sì, c'era Tello, forse Peralta non riuscirà a recuperare. Peralta, però il 99% in queste due settimane secondo me potrebbe arrivare anche al top a livello fisico. Quindi questa è un'altra cosa che mi dà fiducia. Ma tu li porteresti in ritiro oppure li lasci qui a Catania? Per due settimane? No, ritiro li ammazzi, questa è gente che ha fatto la Champions, li porti in ritiro, è finito. No, assolutamente no. Perché se ne sta discutendo anche di questo. Allora, fare un ritiro, forse oppure... mister, il problema del ritiro non è tecnico, io ne ho scritto stamattina. Per una questione mentale più che altro. Alessandro, questa società destrutturata ha mal gestito la vita degli atleti fuori dal campo, né controllandoli né inculcando quei valori essenziali che sovrintendono la vita di un professionista anche fuori dal campo, ma ne vale, Marco, anche per noi avvocati. Non è che se io stasera sono in abiti discinti, il nostro consiglio dell'ordine mi faccio le foto, vengo riconosciuto, sarebbe molto contento di atteggiamenti non consoni al fatto che siamo avvocati anche fuori dalla nostra realtà professionale. E però a questi Catania, principi, scusami, a Catania mi pare un po' difficile possano fare fuori dal campo, perché a Catania ci sono 100.000 persone che osservano in tutti i posti di Catania. Sappiamo quello che fanno. Però purtroppo quest'anno è vero, le sbavature ci sono state sempre in ogni anno, mister, ogni anno, però quest'anno è diventato regola di sistema, uno degli aspetti invece che andrà curato. Scusa, prego, se ti prego. Secondo me ci sono due modi di gestire, parlo a livello societario, la squadra. Quello che ha Grella in questo momento, quello che ha usato Grella, come ha detto Michele Zeole, un po' British, è quello, esatto, di appenderli, mister, esatto, di appenderli al muro, come faceva una persona che è stato qua 8 anni. Pietro Lo Mola, come possiamo citare, perché lo sappiamo. Quindi secondo me sono due modi.
Poi in questo momento è quello là, la gestione di Grella può portare secondo me anche a determinare. Non vi seccate, il secondo che abbiamo citato al momento è uno che ha ottenuto dei risultati, primo ancora di risultati non ne ha ottenuti. Se io mi fermo ai risultati, promozione e Coppa Italia. Dire, nel piccolo stiamo iniziando, io non voglio fare una difesa d'Atalanta a Grella, però Serie D era troppo facile. Troppo facile, e Siracusa ha speso forse quanto il Catania. Perdoni, mister, ma noi parliamo di gestione di uno spogliatoio in un campionato professionistico, nel caso di Pietro Lo Monaco, e dal mio punto di vista, a proposito di difesa d'ufficio, certo non sono stato mai tenero particolarmente con l'ex amministratore delegato del Catania, ma parliamo comunque di una gestione dello spogliatoio e di una difesa del parco giocatori, facendo muro e mettendoci la faccia in Serie A. Ma credo che sia questa differenziazione c'è anche tra Zeoli nell'intervista al quotidiano locale che ricordava Luca Allegra. Mi pare, correggimi Luca se sbaglio, che è stata ancora una volta sottolineata la differenza di approccio anche tra l'amministratore delegato e Michele Zeoli. Michele Zeoli alla vecchia maniera, Alessandro. Ma tra l'altro, ripeto, la differenza di approccio ne parla l'amministratore. Però Zeoli l'ha detto che questi ragazzi di oggi, mister, penso che tu la vedi anche tu questa cosa, sono diversi dai calciatori di 15 anni fa. Io già li vedo molto meno forti mentalmente, anche questo a tutti i livelli. Lo diceva Zeoli, penso che lo condivida anche mister Tosso. Sì, sono dei ragazzi molto acerbi. Io devo dire una cosa, che sono allineato al pensiero del mister relativamente al discorso del ritiro. Nel senso, comprendo quello che è riflessione che fa Giuseppe, che sono riflessioni di natura ambientale, perché giustamente la società non ha avuto la giusta presa, lo sappiamo tutti, adesso non raccontiamo nessun grande scoop, non ha avuto la giusta presa sulla rosa, ci sono stati molti scollamenti, molte slabrature. Questo è evidente, perché altrimenti non si spiegherebbe. Però il ritiro oggi, per quello che è la concezione moderna, lo dicevamo anche quando c'era Chiricocca qualche settimana fa, è una cosa un po' sorpassata, nel senso che dei ragazzi professionisti seri dovrebbero, chi non ce l'ha, cambi mestiere, dovrebbero autodisciplinarsi e autogestirsi. Lo so che volevi dire, lo capisco bene che volevi dire. Oggi le squadre, i top team anche della Serie A, non fanno il ritiro neanche quando c'è un big match, vanno ognuno a casa propria, i ragazzi stanno con le mogli e poi l'indomani si riescono a partire. Questo per dire. Luca Bosso, era per completare. Interagire molto velocemente. Io ricordo nel posto gara col Benevento, il mister Zeoli ha detto che nel mini ritiro fatto a Belpasso da martedì alla partita di sabato, i giocatori si sono parlati, si sono conosciuti. Ma quello stato un ritiro più che altro punitivo dopo la prestazione che c'è stata, a mio giudizio. Ma secondo me, da quello che si è capito, era un modo, al di là voglio dire della coercizione, era un modo di ritrovarsi e di parlare. Bravo, per chiarire. Lo sto dicendo non in antitesi a quanto dite voi, ma per dare l'esatta idea della atipicità e anomalia nel quale si è svolto. Io volevo solo precisare il mio concetto di poco fa. Allora, io non dico che sia migliore quello là di Grella metodo o quello là di Lo Monaco. Il problema è questo: se uno ha Grella, quello è il suo modo di gestire lo spogliatoio e gestire il gruppo. Quindi bisogna prenderlo per com'è. Non cambierà mai. Grella non li appenderà mai al muro. Non li appenderà mai. Fotografia corretta, assolutamente. E allora, apriamo una finestra, perché sono contento di ritrovare in collegamento Davide Mangiapane, che non può stare tanto con noi, quindi cerchiamo di farci spiegare da lui cosa sta succedendo a Messina, perché salvezza ottenuta, a quanto pare sono riprese le polemiche, vendita, non vendita, si va avanti, non si va avanti. Davide, intanto ciao, ben trovato. Ciao, un saluto a tutti i tuoi ospiti. Senti, come hanno preso a Messina questo controsorpasso di cui si è discusso qui a Catania? Bene, non è stato preso, ma voglio dire, ci sta alla fine. Non è che non fosse un po' prevedibile, considerando quello che succede nelle ultime partite di campionato. Messina l'ultima partita l'ha giocata, ha perso a Monopoli, ma alla fine non è successo nulla, visto che la salvezza è stata ottenuta la settimana precedente, e quello era l'obiettivo principale della stagione.
No, dico, poi tu parli di vendita, ma vendita non c'è. No, io ho letto un po' anche attraverso i social che già si riparla di vendita, non vendita, il Messina in vendita, di qua e di là. C'è qualcuno che acquista per vendere, dico, se no non puoi vendere nulla. Quindi non c'è all'orizzonte nessun tipo di proposte o di trattative. C'è una contestazione che era rimasta sopita per tutto l'anno e che, diciamo, è riemersa negli ultimi minuti della partita precedente in casa, quella pareggiata 2-2 contro il Potenza, e quindi poi si sta andando sullo stessa falsariga degli altri anni, ma riguardo alla contestazione dei tifosi nei confronti di una società che si dice che, insomma, non abbia la capacità di una proprietà che non abbia le ambizioni per poter, diciamo, fare i campionati più importanti rispetto a una salvezza. Però non c'è altro rispetto a questo, non ci sono novità da nessun punto di vista. Fra l'altro il presidente Sciotto non ha nemmeno fatto dichiarazioni, anche perché ha un'inibizione che scade il 30 aprile, quindi probabilmente in questa settimana o all'inizio della prossima farà una conferenza stampa un po' per chiarire alcuni aspetti di quella che può essere la programmazione. Davide, scusa, nella società dico si può dire poco, perché l'obiettivo era la salvezza è stata ottenuta, è stata conquistata, quindi non... Dico, personalmente non credo che si possa puntare il dito sulla società. Poi sai, il pubblico è un po', i tifosi sono un po' particolari, ovviamente vorrebbero avere delle ambizioni diverse, come ti ho detto prima, rispetto alla salvezza, e quindi diciamo che è una sorta di contestazione un po' per cercare di stimolare la proprietà a fare investimenti diversi, o magari sperare che arrivi qualcun altro, ma è al di là della speranza, della pura speranza o degli intenti, non è che si arriva. Quindi voglio dire, è una contestazione che non ha un retroterra, diciamo, che ma non tu sia come la vedi? Tu come la vedi? Ma cioè, secondo te arriverà mai qualcuno a prendere il Messina, oppure non c'è proprio? Ma guarda, negli anni, negli ultimi, non dico negli ultimi 7 anni, ma da quando nel 2008 il Messina non si è iscritto per scelta della società di allora in Serie B, è ripartito dalla Serie D con la stessa società per poi fallire e ripartire un'altra volta con un'altra sigla, non c'è mai stato una proprietà che abbia detto vogliamo andare in Serie B e abbia poi dato il diciamo seguito a questa intenzione nei fatti. Per cui parliamo di una piazza che da tanti anni aspetta qualcuno che riesca a riaccenderla di nuovo. È difficile farlo con una proprietà che questi mezzi ha. Non è che voglio dire, si può dire che stiamo parlando di una proprietà che non voglia spendere perché ha a disposizione altre somme. Questa è quello che può produrre in questa città negli ultimi anni. Luca. Davide, scusami, tra l'altro io riconosco che il Messina ha fatto alla fine della fiera un bel campionato, perché io personalmente, ma non solo io, lo davamo come retrocedendo, comunque squadra che poteva avere difficoltà a mantenere la categoria, e invece l'ha mantenuta, direi, in maniera più dignitosa. Però onestamente, tu sei sempre schietto, non è che con la proprietà Sciotto il Messina può ambire a qualcosa di diverso da una salvezza in terza serie. Io a Messina ci ho vissuto, ma lo sta dicendo, tutte le cose, è una città grande che non è, con tutto il rispetto, dico, io non ho particolare simpatia, però non è che si possa dire che il Messina in Serie C può stare lì 12°, 13° posto. Credo che da questo punto di vista i tifosi, e li comprendo, rappresentino e manifestino il loro dissenso nella misura in cui questa proprietà non ha, e vorrei il tuo pensiero, mi sembra che condivide il mio, la possibilità di fare niente di più che una salvezza in Serie C, niente di più. Sì, diciamo il motivo principale dello scontento generale da parte di soprattutto dei tifosi dei club organizzati, perché poi parliamo sempre di quella parte di curva che è sempre presente, che va in trasferta quelle 200-250 persone in ogni trasferta in questo campionato, quindi che è stata sempre presente e che vorrebbe avere una società più ambiziosa, la possibilità appunto di sognare qualcosa di diverso dalla salvezza, o magari sperare di arrivare decimo per farsi un turno di playoff, ecco, perché poi alla fine di questo stiamo parlando. Cioè, per questa piazza già arrivare nelle prime 10 sarebbe stato un grandissimo risultato. Ma perché non è attrattivo il Messina? Me lo spiegate? Guarda, questo... Allora, ci sono dei motivi, diciamo, endogeni ed esogeni. Ci sono dei motivi che riguardano l'ambiente di Messina che, come dire, non attrae, perché vive di contraddizioni che nascono da tanti anni
da tanti anni fa, da situazioni per cui magari la proprietà che ho citato prima, che non iscrisse la squadra in Serie B e la iscrisse in Serie D, che è un caso unico credo nella storia del panorama calcistico mondiale, non italiano, rappresentava un gruppo piuttosto importante in questa città, e quindi certo, andare a fare un discorso, diciamo, alternativo a quello, allora figurati che allora non si fece nemmeno il lodo Petrucci, che allora era ancora possibile farlo, per consentire a chi era proprietario di quella società di poter iscrivere la squadra in Serie D, la stessa società. E per cui ci sono queste cose, che magari ci sono queste tare che restano, e magari chi viene da fuori pensa che ha questa difficoltà in più. In realtà non è proprio questo il principale motivo per chi volesse investire da fuori da Messina. Troverebbe un posto in cui effettivamente basterebbe fare le cose in maniera lineare e con una società credibile per fare riavvicinare il pubblico allo stadio, e qui questa è una piazza che potrebbe produrre quelle 10.000 persone di media in un campionato ambizioso anche in Serie C, ecco, perché poi alla fine è questo. La rappresentanza politica, Davide, secondo me è debole a Messina, perché anche lasciando perdere i casi delle proprietà di Palermo e Catania, perché non ci nascondiamo, lo sappiamo bene, con queste proprietà è un problema di anni, se non ci sono grandi errori di percorso, sono piazze e società che ambiscono a categorie maggiori della B e della C attualmente. Ma in Sicilia noi abbiamo Antonini a Trapani e il presidente Luca Giovannone, a cui facciamo i complimenti per la brillante promozione della Nissa, a Caltanissetta, che comunque sono uomini di calcio, soprattutto Luca Giovannone l'ha già fatto il calcio a determinati livelli. Però c'è una bella realtà ad Enna in crescita anche. C'è una bella realtà. A Siracusa è perché ma io parlo il Trapani, ma Alessandro di imprenditori che hanno investito nel calcio in realtà, sì, come Trapani, a cui personalmente ne sono molto legato, e a Caltanissetta, verso le quali Messina non ha nulla da invidiare, tutt'altro. Noi abbiamo ricordiamoci, visto... scusami Giuseppe, che Messina, se tutto va bene, per i prossimi 10 anni diventerà un polo di lavoro importantissimo. Esatto, quindi... perché ci sarà un appalto clamoroso, che è quello del ponte, quindi Alessandro, ci saranno investimenti, ci saranno punto, tante cose da fare. Anche durante quest'anno, dove tra l'altro poi è paradossale che Sciotto riceva contestazioni, noi stiamo parlando dei playoff nazionali, per chi avesse visto, non dico paradossale perché poi a bocce ferme, Davide sa con quanto trasporto emotivo ha accompagnato i miei colori nella partita del derby col Messina, però va detto che il Messina ha speso in un rapporto 1-10 rispetto al Catania, aveva una identità di gioco superiore al Catania, aveva un'idea e un'organizzazione di gioco che erano superiori al Catania. Poi le motivazioni del Catania hanno fatto la differenza, alcune scelte sbagliate di Modica soprattutto nel secondo tempo, al di là poi dell'episodio contestato del rigore, hanno determinato il successo rossoazzurro. Ma il Messina quest'anno, che molti, non io, davano in grande difficoltà, ha avuto un inizio di girone di ritorno così brillante da far come ritenere che potesse, non aveva niente meno che delle squadre che hanno fatto i playoff. Vi sono state una serie di decisioni arbitrali, sì, anche non parlo ovviamente di quello di Catania, ma prima molto più determinanti, che hanno tarpato le ali al Messina. E quando ciò è avvenuto, concludo, sì, il pubblico di Messina, la gente di Messina ha risposto in termini qualitativamente e quantitativamente, in casa e in trasferta, che ha pochi e uguali. Lasciamo perdere il raffronto costante con Catania, che è un'altra storia, ma Messina ha risposto di suo, la gente è tornata allo stadio, la gente ha seguito, è una tifoseria che segue la squadra, abbiamo visto le immagini, erano pure a Monopoli. Chiudi perché dobbiamo salutare Davide. L'ha seguito, quindi io capisco perfettamente la frustrazione che hanno, perché non c'è un'alternativa a Sciotto, e lì sono d'accordo con Luca, e questo può dare, e l'ha detto anche Davide, la proprietà del Messina, ma consentitemi, in questo momento la società e la proprietà Sciotto non danno l'esatta dimensione invece della qualità, lo dico da catanese, che il tifoso messinese merita. Messina merita molto di più.
Lucio veloce e poi devo tornare riguardo alle contestazioni. Io dico soltanto che di tenersi stretta la C per ora, perché se domani Sciolto va a portare sta squadra al sindaco, finisce il calcio a Messina. Questa è una cosa che devono mettersi in testa, cioè, la siamo tenuti stretta noi non c'è una 48 ore fa, anno, mi pare, in estate Sciolto porta sta squadra al sindaco e poi puntualmente ad agosto gli ritorna dietro sta squadra. Non c'è un'alternativa, quindi per ora no, anzi io penso che la famiglia Sciolto, Sciolto io quello che non mi spiego è perché di è perché la C è a perdere pure per loro. La mi C spiego perdere. Perché non ci sia qualcuno interessato. Vedremo. Davide, io so che tu fra poco ci devi salutare, però ti devo chiedere un parere sui playoff che chissà quando partiranno, ma prima o poi partiranno. Come la vedi? Perché qua a Catania l'ambiente pensa che si possa ribaltare tutto quanto è successo in questa stagione. Tu come la vedi? Ma io l'ho detto in tempi non sospetti qua in questa trasmissione, se il Catania riesce a fare una preparazione fisica seria, cioè riesce a recuperare da un punto di vista fisico, anzi a mettere in condizione di non recuperare i suoi giocatori, è una mina vagante ed è una squadra molto pericolosa per chiunque la affronti nei playoff, però quello è fondamentale, se non riesce a dare una condizione fisica decente ai propri calciatori, allora diciamo avrà poche possibilità, però lo dico, io penso che il tempo c'è, quindi, e la possibilità di farlo c'è pure, quindi il Catania sicuramente sarà fra i protagonisti dei playoff. Poi è un terno all'otto i playoff, poi non è una piazza da poco in una situazione come quella della Lega Pro, e lo abbiamo visto in passato, magari in alcuni casi sì, in altri casi no, però questo può pagare con quel contesto dei playoff. Beh, ci sono anche tante altre piazze importanti. Davide, mi fai una promessa, perché il Messina ha finito la stagione, noi parleremo ovviamente e continueremo raccontando i playoff del Catania, tu ogni tanto ci vieni a trovare. Con piacere, figurati. Perfetto, grazie Davide. Ci siamo a vedere i playoff, magari qualche anno capiterà che ci gioca pure il Messina. Non si può sapere, può succedere di tutto. Davide, grazie, grazie anche per questa stagione. Grazie a voi. Ciao Davide. Grazie. Ciao Messina, Davide. Ciao. Grazie a Davide Mangiapane. Leo, ci racconti un po' di roba dai social? Ci dai qualche spunto? Certo, Salvatore Salmè, in questo momento tutti a tifare Catania come fatto sinora, speriamo abbiano un po' di orgoglio per riprendere un campionato oggi disastroso, si sa la palla è rotonda, può succedere di tutto e sarebbe un piacevole miracolo. Riccardo Ursino non possono richiamare alla responsabilità dei calciatori professionisti con fior di contratti che hanno il dovere morale a questo punto di sanare le crepe dello spogliatoio legate certamente alla mancanza di un DS e altresì di onorare una maglia che per molti di loro potrebbe considerarsi un sogno per carisma e tradizioni. E poi ancora Francesco Ternullo con un messaggio d'amore per il nostro Luca: vai che il carro è pronto, fallo sapere a quello pseudo opinionista di Luca Allegra. Il carro, non lo so cosa vuol dire. Il carro dei vincitori, perché il carro, il carro. Questa è una cosa che ho letto oggi, in tanti hanno scritto, ora dice tutti quelli che hanno criticato sono pronti a salire. Quindi la logica di questo signore è una logica di carro. Io lo invito invece a andarsi a leggere gli articoli di tanti colleghi di Alessandro Fragarà, che non solo sono incapaci di fare un'analisi a bocce ferme delle questioni, ma che al contrario si vanno a prendi la responsabilità di quello che non stai sono dicendo. Sono incapace, è un giudizio che posso dare, non è querelabile dire che uno è incapace. Quindi non solo sono incapaci, ma in più spesso fanno la ola anziché fare i commenti. Allora non si fa la ola dalla tribuna stampa, la ola si fa dalle curve. Nella tribuna stampa, se si è in grado, e molti colleghi dell'Alessandro non lo sono, e sono magari quelli che ascolta questo signore che ci scrive e che mi critica, ecco, fanno la ola dalla tribuna stampa, che è sbagliato, è un ruolo inadatto. Io vi racconto un episodio di un secondo soltanto. Io ho visto da ex giornalista una partita del Catania, delle tante che ho visto in tribuna stampa a Reggio Calabria, dove il Catania vinse 1-0, un gol di Colonna, ed ero accanto a una grande firma della Rai. Abbiamo visto questa partita insieme, il Catania ha vinto 1-0, fu bombardato, riuscì a vincere, io rimasi immobile, seduto come una statua di sale, anche quando Corona squassò, diciamo, tutto il granillo con un gol bellissimo, perché questo è quello che deve fare un giornalista, se lo sa fare. I giornalisti che si mettono la magliettina, che alzano le coppe e che lanciano i coraggi non sono giornalisti, sono un'altra cosa. È un capitolo questo chiuso. Questo è il mio giudizio. Andiamo avanti, torniamo, anzi andiamo indietro. Abbiamo un allenatore. Volevo fare una domanda all'allenatore, ecco, tosto. E poi voglio fare un po' di tattica, voglio parlare un po' di calcio. Lo dico perché lo stimo e lo faccio captatio benevolenza, lo ascolto e lo leggo. Il mister ha visto e ha commentato in diretta Catania Benevento. Sì.
Siccome stiamo parlando di playoff, sono due squadre che faranno i playoff, da allenatore, oggi, com'è il Catania, come ha visto, senza spirito di parte ovviamente, ma non mi riferisco a Mister Tosto, dico nostro spirito di parte, com'è messo il Catania oggi e com'è messo in termini di organizzazione di gioco il Benevento? Quali sono le differenze da allenatore che si vedono in campo? Allora, io ho visto i 20 minuti dove ha preso il pallino, 20-25 minuti dove ha preso il pallino il Benevento e mi ha impressionato. Movimenti stabiliti, ritmi altissimi, una padronanza del palleggio pazzesca, ho visto una conclusione dopo 15 o 16 passaggi, quindi davvero il Benevento secondo me potrebbe, però come tutte le squadre di Oteri poi rischiano di scoppiare, le ultime cinque partite ha fatto 5 ma questo perché? Ma perché Oteri, lo posso dire, lo posso dire in siciliano, sì. Oteri gli mangia il cervello, Oteri ottiene quel tipo di gioco perché sta sul campo ore e ai giocatori, però poi col rischio di perderli. Andate a vedere le statistiche delle squadre, ci sono periodi dove perde anche 5 partite di fila, sì. Poi ne vince 10, perché il giocatore non riesce poi a stare sul pezzo per mesi interi. C'è un'applicazione mentale. Non indifferente. Chiudiamo. E il Catania come l'ha visto? Scusami, Alessandro. Io il Catania lo vedo molto più pratico del Benevento. Il Catania è una squadra che riesce quando vuole a fare il gol e anche a mantenerlo. E ha degli uomini importanti in tutte le zone del campo. Mister Tosto, dove sto andando a parare? Come vede in prospettiva playoff questo duo? Dobbiamo capire qual è il Catania, che io non l'ho capito. Cianci di Carmine. Allora il 3-5-2 per il giocatore a disposizione del Catania, anche quelli che erano fuori, quindi anche sacrificando Chirico è il sistema di gioco ideale, anche però Chirico è utile, e anche quei 10 minuti che fa Chirico in quella maniera ha procurato 5-6 punizioni importantissime, è finita la partita quando è entrato Chirico, poi in corso d'opera il 3-5-2 non è che deve rimanere quello, se la squadra va in svantaggio si può passare in 3-4-3, si può fare la questione, però quello di base secondo me Michele Zeo l'ha trovato proprio la quadratura del cerchio. Ma Di Carmine secondo te mister lo tiene in campo per stima in questo momento, perché è importante, perché io lo vedo male, devo dire. Guarda, io Di Carmine lo toglierei, sì, tu non lo toglieresti mai. Di Carmine mai, cioè, anche se non c'è è fondamentale. No, ma guarda, Di Carmine là c'ha due uomini addosso e fa gol di Cianci. Bravo, Cicerelli. Di Carmine lo devi tenere anche morte. Ma infatti Zeoli non lo leva, non lo sta levando, neanche lo cambia. Allora chiudiamo con facciamo la tattica, sì. Su e giù dall'Iotro, e poi voglio guardare un po' questo quadro dei playoff per capire che avversarie potrebbe trovare il Catania. Però prima chiudiamo Catania Benevento. Allora sì, cominciamo con la tattica. Io ho individuato alcuni aspetti che mi hanno molto attento, c'è il mister accanto. No, il mister lo scorbellerie, mi correggerà, non lo accetto. Nel primo tempo anche io ho trovato un Catania molto pratico. Nel primo tempo quello che mi è sembrato che Zeo abbia provato una certa costanza è gli inserimenti di Zammarini, e con Buà un po' più avanzato Zammarini tagliava, spesso andava a occupare quella porzione di campo cercando superiorità. È andato benino all'inizio, il Benevento ha dovuto raddoppiare perché questa accoppiata Buà in profondità e Zammarini che tagliava ha funzionato abbastanza bene. Mentre nella seconda parte, più in là, il Catania ha attaccato molto con uno che secondo me è stato tra i migliori, cioè Cicerelli, e veniva servito anche se il centrocampo, insomma, Etneo è abbastanza povero di qualità, però ecco, tanto Welbeck e Zammarini hanno cercato di servire Cicerelli, che spesso andava in uno contro uno, azioni a percussione pericolose, e dal mio punto di vista ha creato parecchie difficoltà, procurandosi anche tanti falli, quindi ha attaccato molto sulla corsia sinistra. Nella seconda parte molto si accentrava anche, è vero, è andato anche al tiro. Nella seconda parte il Catania si è coperto, poco fa mister diceva il 3-5-2 è vero, si è partito, ma è passato molto spesso a 4 con Quaini che veniva a fianco a Monaco, ha cercato di robustire, ha fatto anche bene, devo dire, perché insomma meglio delle altre partite. Sì, Quaini ha fatto molto bene, certo, ha fatto bene, è stato portato dietro. Sono d'accordo, quindi ha irrobustito il Catania con Quaini, e secondo me è stata una buona idea quella di Zeoli, perché ci sono momenti in cui si fa necessità virtù. Io però penso sempre che a questa squadra Marco manca comunque un regista, con un regista in più magari questa squadra. Continuo a pensarlo, un regista sbaglia, mister, non c'è. Ma devi cambiare sistema. Questa cosa la si è vista da sempre. Io ricordo la partita che il Catania è andato a giocare a Crotone e che poi ha perso a Crotone. Il regista fa tantissimo. Guardate come è cambiata anche la partita di domenica scorsa quando è entrato Ciano. Ciano ha iniziato a toccare tutti i palloni. Chiaramente quel tipo di giocatore che entra al 70esimo ma che riesce subito a fare vedere un tipo di gioco differente, al Catania è mancato.
Fortunatamente, come diceva il mister Tosto, la squadra ha dimostrato di avere delle individualità importanti, possono diventare l'anno in più di questi playoff. I nostri giocatori evidentemente a questo punto devono dimostrare il prezzo che insomma è stato pagato per portarli a Catania. Sono convinto che lo possano fare. Magari farli con la insostenibile leggerezza dell'essere. Esatto. Cioè, nel senso, se non li pressiamo, con questo atteggiamento da scampato pericolo, tutto quello che viene ci portiamo, secondo me è un'arma in più. Se noi attribuiamo a questa squadra troppe aspettative, non dimentichiamo che ci sono 38 giornate di campionato che ci dicono secondo me quanto vale il campionato. Secondo noi ci sono le aspettative, le discutevo stamattina con l'altro russo redazione. La pressione com'è? Finita la paura, secondo me le aspettative stanno cominciando. La tensione emotiva è positiva in questo momento. Io vedo che in qualche modo il clima si sia realmente rasserenato, perché comunque loro hanno una dinamica differente. Io immagino che questo mese possa essere vissuto con la giusta leggerezza e con i giusti stimoli, perché credo che a questo punto la società debba assolutamente dare degli stimoli in più a questo spogliatoio. Saranno cosa fare, me lo immagino, perché ci mancherebbe a questo punto bisogna trovare degli stimoli in più, che non sono soltanto quelli, diciamocelo chiaramente, della palla e dello sport in se stesso, ma loro sono dei professionisti, sono qui con dei contratti. È chiaro che immaginare anche un premio per una promozione non debba essere un tabù. Immagino che sia stato fissato a inizio stagione, normalmente. Non sono sicuro che sia stato fissato invece, sai, io penso che forse questa cosa potrebbe essere discussione delle prossime ore. Però non penso sia determinante. Questo è un giocatore che sanno cosa si stanno giocando, cioè rimanere nella storia comunque del Catania, fare un qualcosa di importante. E poi sono giocatori che queste partite le hanno sempre giocate, gente come Sturaro. In queste partite secondo me si potrebbe esaltare Cianci, Di Carmine. Secondo me il Catania ha buone possibilità, anche perché, ripeto, saranno anche fisicamente a posto, che uno dei problemi è stato diciamo l'aspetto fisico per quanto per riguarda tutta la però dico diamo merito mister al lavoro eccezionale. Io molte volte critico la strutturazione, ma la scelta di riportare al centro del villaggio il professore Petralia, guarda, quello Giovanni per me è un maestro, ho fatto sapevo di con lui di fare gol a porta vuota, no, guarda, però siccome la stima è pure questo, mia questo era io credo, come molte volte dico, strutturazione, però qui diamo merito alla società di aver fatto una scelta importante. Qua, parlo a livello italiano, Giovanni Petralia è uno dei più preparati sicuramente. E nel fatto, e lo stiamo vedendo. Nel fatto che di Carmine, che secondo me, poi io mi faccio Nico negli aspetti tecnici rispetto al mister Tosto, però io sono d'accordo, ma nel senso che ascolto e condivido da tifoso le parole di un professionista quale Lucio Tosto, nel senso Di Carmine deve giocare sempre, perché Di Carmine può solo migliorare. Alessandro, ti ricordi un po', facendo le debite proporzioni, come Paolo Rossi, Berzotto lo metteva a Paolo Rossi anche quando, voglio dire, tutta la stampa nazionale diceva levatelo, poi esplode nelle partite finali. Ma ha fatto 5 gol nelle ultime con giornate. Con un crescendo. Adesso mi bombardate là su Di Carmine. Allora aspettate, fermi un secondo. Il gol che ha fatto Cianci. Luca, sto parlando di Di Carmine. Facciamo una cosa, perché io già lo so. C'è la rubrica che in tutta Italia ci invidiano, e quindi su e giù da Liotro. No, lo dicevo. No, lo dicevo. Pagherai la pizza in un posto prestabilito. Vabbè, lo dicevo perché era pertinente. Allora cominciamo con ma perché non ce la invidiano veramente? A voglia. Guarda che mi ha chiamato Criscitiello e mi ha detto posso fare anche io, mi permetti di fare su e giù da Liotro? Concludi. Allora comincerei con i su da Liotro, i giocatori che secondo me sono distinti di più, e in prima battuta giustamente Cianci, che ha fatto molto bene, non solo in questa partita ma sta facendo molto bene, ha segnato un gol determinante, io l'ho criticato tante volte ma adesso sta andando forte, va detto, nella sua umiltà. Che ha giocato secondo me una gara molto importante, soprattutto in fase difensiva, ma non solo, con grande impegno, e merita una nota di merito anche Cicerelli, che si conferma. Sono d'accordo, sì, come rendimento complessivo. Mister. No, volevo dire solo una cosa, che quando Cianci non rendeva, sarebbe fino a un mese fa, giocava in un attacco a tre, o lui o Di Carmine, e quando gioca lui e due esterni larghi non si trova bene. C'ho due centrali che lo massacrano. In questo momento gioca vicino a Di Carmine, che se ne porta due dietro. Ha fatto molto bene. Questa chiave di lettura la troveremo anche più avanti. Ora sarà, secondo me, una cosa su cui puntare molto, perché Cianci, come dicevate, è arrivato con una grande umiltà qui a Catania. Credo che sia in questo momento mentalmente uno dei più forti, uno dei più determinati.
si trova bene e lo stanno aiutando. Marco, una chiave di lettura lo chiedo a mister Tosto, potrebbe essere, abbiamo visto che Sturaro si è fatto uno scampolo di partita, potremmo finalmente giovarci della presenza di Sturaro in questo modulo? Sturaro secondo me è stato preso per queste partite. Esatto. Queste partite importanti, non penso sia stata per le partite col Monterosi. Sia stato preso per queste bene, partite importanti. Era un altro assist, mister. Cioè Sturaro credo che sia un valore. Stiamo parlando di una cosa, mi permetto di dire, banale, nel senso che se Sturaro sta bene è chiaro che è un valore aggiunto, uno che ha fatto partite di Champions, che ha fatto la Serie A, ma deve stare bene, perché il problema di Sturaro è peccato fisico, non avere non probabilmente Peralta, no? Non riusciamo. Peralta è difficile, Peralta è difficile, però il Catania credo ritroverà Marsura, perché poi le squalifiche erano due, ma non c'è nulla. No, vabbè, però dico, il Catania due certamente le deve fare. Perché andate in ritorno? Già ne ha scontata una. Già ne ho scontata una, quindi. Sconterai la partita che farà il Catania in trasferta. E... No, sconterà in trasferta perché la prima la fa in trasferta e la seconda in casa. Allora, scusami, tu non vuoi sapere chi ha buttato giù dal Leotro questa volta? Certo, io so. Io già lo so. Allora, già Luca, sì. Fragalà è implicito, no, giù dal Leotro, no? Allora, giù dal Leotro sicuramente, nonostante quello che dicevano in studio, secondo me, di Carmini, che ha giocato una partita molto negativa, ha toccato pochi palloni, ha poco contribuito, è vero, si attirerà i difensori, ma ha fatto troppo poco e fa troppo poco. E giù dal Leotro anche Zammarini, che ha iniziato benino ma poi si è andato perdendo, ha partecipato poco e anche pochi interventi di qualità, e buon ultimo anche Celli, che spesso si è trovato insomma a qualche difficoltà a gestire il pallone, lo scalavento un po' a caso, un po' spaventato, ha fatto il suo, però insomma troppo poco secondo me per meritarsi una sufficienza. Questo dal mio punto di vista è il quadro di meno positivo. Siete d'accordo? Parlavamo di Marsura, sì, è un giocatore molto utile, però nel contesto del 3-5-2 non ha collocamento specifico, lo devi mettere come seconda punta, solo come la punta centrale che esterno, sì, deve fare tutta la fascia, non è quindi caso. La definitiva da questa puntata è che il Catania giocherà i playoff col 3-5-2, almeno secondo mister, però come ha detto Luca, però 3-5-2 che poi in corso d'opera quasi può sempre cambiare, si abbassa e si fa, però. E allora Leo, un altro collegamento con te, poi andiamo a vedere questa griglia playoff per capire chi potrebbe affrontare il Catania. Sì, Gaetano Virgilito prova un po' a tirare le somme, diciamo, tiene un po' gli occhi aperti, no? Infatti dice: non vorrei che, come sto leggendo in alcuni editoriali o articoli di suoi colleghi, si riferiva a me, ok, a noi, esattamente, si enfatizzi troppo questa miracolata salvezza al fine di eliminare tutti gli errori che, assieme agli altri impeccabili opinionisti studio, hanno evidenziato grazie al vostro programma. Ovviamente, ah, quindi ci fai i complimenti? Sì, fai i complimenti al programma, a noi e un po' a tutti. Il Catania comunque ha disputato una regular season pessima, non vorrei che passasse in subordine il cattivo operato dei dirigenti e della squadra per sentir dire la favoletta e con la Coppa partiamo da terzi nella griglia dei playoff, e si è pressoché raggiunto l'obiettivo prefissato da Grella. Se ieri il Catania, ovviamente riferito a sabato, non faceva risultato, erano playout e con 12 milioni di euro spesi sarebbero stati un risultato tutt'altro che positivo. E credo che questa cosa l'abbiamo ampiamente detta e snocciolata in tutta la nostra stagione, non credo sia neanche il caso di tornarci, perché lo abbiamo detto, vi ripeto, dove eri seduto tu, c'era seduto qualche mese fa Grella, che speriamo di riavere presto da qui a fine stagione, e ha ammesso sostanzialmente tutti gli errori. Però adesso il Catania è playoff, quindi voltiamo pagina, perché ci sono questi playoff da fare, vedremo quando partiranno. Io volevo con la regia guardare la griglia di quelle che sono le squadre in questo momento, la griglia che hanno preparato il nostro Manuel insieme al nostro Leonardo questa mattina, si sono messi a maniche rimboccate e hanno preparato questa grafica. Partiamo, vediamo, questo è, no, la... scusatemi, questa dopo, quella prima, a questa ci arriviamo un secondo, perdonatemi, ci arriveremo. Quella prima, quella abbiamo mandato. Ok, allora andiamo piano. Queste sono le partite che si giocano, sono relative ai gironi, quindi il primo turno. L'Atalanta Under 23 che gioca col Trento di Baldini, peraltro. Che comunque andrà all'Inter Primavera. Poi c'è il Legnago contro il Lumezzane, il Gian Erminio contro la Provercelli. Dall'altro lato, al secondo turno, c'è già la Triestina che affronterà la peggiore classificata di quelle che sono, che passano il turno, quindi adesso a mente non lo possiamo dire, no, ovviamente, no. E poi c'è un'altra partita.
queste sono le squadre che potrebbero arrivare da... Scusa, mi viene da ridere perché io penso che per le squadre 800 spettatori ci saranno 600, bravo, bravo, 300, bravo, bravo, Lucio, magari 250, cioè è proprio... Assurdo. Però intanto è così, queste sono quelle che vengono dal girone A, me la rimetti Fabio, perdonami. C'è una formazione che vi preoccupa più delle altre tra queste, a parte la Triestina, che forse anche per storia. L'Atalanta Under 23? Forse soltanto l'Atalanta. Fermo restando che io poi non so Atalanta e Juventus che interesse hanno. Non so che tipo di giovani abbiano e che ambizione abbiano a proseguire questo percorso, però chiaramente dico... Hanno la, sono freschi, hanno tutto da guadagnare in una partita come questa. Io qui sinceramente non vedo squadre che potrebbero preoccupare il Catania. Andiamo al girone B, le partite del girone B. La Triestina comunque, Alessandro. La Triestina per storia. Ecco. Andiamo avanti, ecco qui. Il Gubbio del nostro carissimo amico catanese. Davide Mignevi, che salutiamo. Contro il Rimini, che il Catania ha già affrontato. Poi c'è il Pescara, è sempre il Pescara, una bella squadra, una bella squadra. E poi c'è la Juve Under 23 contro l'Arezzo. E poi al secondo turno c'è già il Perugia, che è una piazza comunque importante. Dico, là non ci sono 700 spettatori, Lucio, sicuramente, neanche a Pescara. Cambia tutto qua. E io là un po' del Gubbio mi preoccupo, perché il Gubbio fa molto 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 bene. E poi ci sono quelle che noi conosciamo. Ma c'è anche l'Arezzo, C'è anche l'Arezzo e così via. E poi ci sono quelle che noi conosciamo bene, andando avanti, il girone C. Al momento, potrebbe cambiare tutto. Questo è con la classifica ferma, con i 4 punti di penalizzazione del Taranto. Taranto che affronterebbe il Latina, ma potrebbe cambiare, lo ripetiamo. Ma se fosse Taranto Latina, lo scopriremo, possiamo dire che la squadra di Capuano è più forte. Poi c'è Picerno Crotone, e io personalmente... Ma incerto, non lo so, non lo so. Perché Picerno se l'è fatto incalando... E poi c'è Cerignola Giuliano con la Casertana che aspetta al secondo turno. Io mi permetto di forse Cerignola ha qualcosa che a me Giuliano. Quella che mi preoccupa di più in generale è la Casertana, perché la Casertana secondo me girone. Sì, tu che dicevi, Lucio? No, stavo pensando al girone di prima. Secondo me là i pericoli maggiori sono là in quel girone, nel B. Sì, di Pescara, Perugia. Perché vi ho fatto vedere tutte queste squadre? Perché quando poi entrerà in gioco il Catania, ovvero al primo turno della fase nazionale, potrebbe trovare una di queste che abbiamo citato, cioè fondamentalmente l'avversario del Catania arriverà da queste. Mi fate vedere quell'altra grafica. Ok, al momento la situazione è questa: al primo turno nazionale ci sono il Vicenza, che è arrivata terza nel suo girone, la Carrarese, che è arrivata terza nel suo girone, il Benevento, che al momento è terza nel girone C, potrebbe cambiare, e poi c'è il Catania. Tra quelle che vi abbiamo detto ci sarà l'avversaria del Catania, quindi non è detto che sia una che arriva dal girone C, potrebbe arrivare dal girone A come potrebbe arrivare dal girone B, perché Giuseppe c'è un sorteggio, mi confermi? Assolutamente sì. Si va al sorteggio, e cosa cambia? I primi due turni sono a gara secca e si gioca in casa della meglio classificata. Dal primo turno nazionale si gioca in doppio turno, andata e ritorno, ma almeno nel primo turno il Catania ha il favore di essere testa di serie, quindi con i due pareggi passa il turno. Perché dico questo? Perché poi più avanti il favore della testa di serie ce l'ha chi ha avuto più punti in classifica, e il Catania purtroppo di punti ne ha avuti rispetto a tutte le altre pochi, perché è entrato attraverso la Coppa Italia. Me la rimetti, Fabio, per favore, così concludiamo. Alla seconda fase nazionale, diciamo, facendo gli scongiuri, ci aspettano Padova, che è stata l'avversaria del Catania nella finale di Coppa Italia, la Torres, che io non conosco, devo dire la verità, me la ricordo negli anni 90, la Torres, perché giocava nel Catania. È un ambiente tosto. E poi c'è l'Avellino. Tosto, è un ambiente proprio sanguigno, quello di Sassari, io me lo ricordo dai tempi della Serie C. Possiamo dire che l'Avellino è una delle più forti, sì. Ma sì, secondo me l'Avellino è più forte anche del Padova, ma io i ganci li vorrei incontrare. Giuseppe, scusatemi, tra queste... Cioè il Padova lo vorrei reincontrare. Per ribatterlo. Giuseppe, scusami, tolta il Catania, tra queste qui, per classifica, queste dovrebbero essere le più forti. In questo momento... Secondo voi ci saranno delle sorprese? Ci sono sempre le sorprese, Alessandro.
Il playoff è sempre ci sono degli elementi variabili che non sono difficilmente incasellabili. C'è uno storico, quello che le squadre hanno fatto fino ad oggi, che chiaramente parzialmente si azzera. C'è la predisposizione a saper affrontare la singola partita, che è una cosa che, come dicevamo, l'abbiamo detto un po' tutti, il Catena ha dimostrato momenti topici. Però poi ci sono anche, diciamo, delle capacità intrinseche delle squadre che vanno analizzate. Nelle due partite, io abbiamo visto, Mister Tosto accennava, credo l'abbia fatto anche in diretta oltre che fuori diretta, a un Benevento che in alcuni frangenti ha dimostrato una capacità, una struttura importante, che il Catena oggettivamente non ha avuto quest'anno e non ha, onestamente. Tra quelle squadre che ci sono c'è il Padova, che è una formazione onestamente fortissima, l'Avellino, che è una squadra alla stessa stregua fortissima. Sulle squadre poi giovani ci sono le sorprese, sì, eh? Sì, certo, tutto può succedere, però insomma Atalanta e Juve io mi chiedo sempre giovani, se poi abbiano veramente interesse ad andare a fare un campionato di Serie B. Io credo, io presumo di no, nel sono, senso che sono ragazzi ce nascono per stare lì, sì, però sono dei ragazzi che entrano in campo, non è che la società gli dice beh fate sta partitella, quelli entrano in campo sono no, ragazzi no, che vanno a 2000 e hanno dietro società di Serie A. Ricordiamo che il regolamento gli permette a queste società di arrivare in Serie B e basta. Quindi oltre la Serie B non possono andare. Però non lo so, non i giovani in Serie C, però, Alessandro, abbiamo parlato, lo dico in 20 secondi di sì, perché siamo proprio conosciamo Avellino e conosciamo Padova, ma se la Torres esce dal girone B, secondo me il girone B, qual era quello più difficile secondo il voi? B. Il B, certamente. Ed esce da quel girone, io non sottovaluterei la squadra che è un po' un'incognita, eh? Esce da quel girone, ne parliamo poco. Mi dite una cosa, però sono forti. Tra tutte quelle che vi ho elencato all'inizio, quindi quelle che verranno fuori dal primo e dal secondo turno, qual è quella che non vorreste mai affrontare? Io metto la Casertana, sinceramente, perché no, secondo me la Casertana è... Io l'Avellino, io voglio che esca... No, l'Avellino non la puoi affrontare, no, al primo turno, è impossibile. Nel futuro qualcuno no, che lo elimini. Tra quelle che ti ho detto, dove ci sono Trento e queste qua, Gubbio... Beh, che te è favorito nel primo turno rispetto a queste squadre? Rispetto a queste squadre sì, perché testa di serie, la seconda in casa, è oggettivamente favorito. La partita si farà, cioè la parrà del Catania, diciamo la nobilità delle squadre si parrà soltanto successivamente, perché la prima è onestamente, non voglio fare adesso quello che mette le mani avanti, però mi pare onestamente favorito rispetto alle squadre a cui tu hai fatto riferimento. Poi avrà l'handicap di giocare la prima in casa, la seconda in trasferta, e non sarà più testa di serie e sarà sfavorito. Sarebbe carino reincontrare il Padova. Tu dici? Però sì, avrebbero il dente molto avvelenato. Ma anche noi, dalle stupidaggini che hanno detto, anche noi. Ecco, va bene. Detto questo, Marco, tu non ti sei espresso? No, vabbè, io comunque. Certo, una Juventus o Atalanta sarebbe suggestivo, eh? Quello sì. I giovani, sì, non vorrei che venissero qui a giocare, sì, all'ultimo, sì, sangue, perché si mettono tra virgolette in una vetrina molto importante, che magari è la sarebbe partita più importante di alcuni di questi ragazzi. Il playoff con la Juve, con l'Atalanta sarebbe particolare, se non sbaglio l'anno prossimo dovrebbe arrivare anche il Milan, quindi tutte le squadre stanno adocchiando questa opportunità che finora aveva colto la Juventus già da qualche anno, e da quest'anno l'Atalanta. Abbiamo finito, Leonardo, grazie. E a voi, buona serata. Grazie Giuseppe Rapisata, grazie Alessandro, grazie Marco Navarria, grazie Lucio Tosto, grazie Luca Allegra, grazie a Giuseppe Messina, dal Fiumunzone, a Sebastiano Catalano, al nostro regista Fabio Consoli. Noi ci fermeremo per una settimana, ve lo dico, ci fermiamo per una settimana e poi ritorniamo anche in base a quando si giocheranno i playoff dopo la prima partita del Catania. Ci pigliamo una piccola pausa di una settimana per riflettere, soprattutto tu, devi, certo, riflettere, devi riflettere su tutto quello che hai detto quest'anno e poi ci ritroviamo più carichi che mai con Futura Gol. Grazie e buonanotte. Buonanotte.
Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza.